Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale per un nuovo episodio di una serie che ho lasciato accantonata per un po' di tempo di Tuning in GTA Online. Oggi andiamo a fare del tuning, a modificare quest'auto che molti di voi diranno: ma che cazzo di macchina è? Eccola qui, è la Vulcar Warrener, è una delle berline che è stata messa in un aggiornamento da Rockstar. La macchina è un po' così, è un po' strana, però alla fine diciamo tutta modificata non è male come auto, c'hai il suo stile, diciamo, no? Assumi un po' a ste macchine vecchiotte tipo della Fiat, pare tipo un 128 se lo guardi un po' così, però alla fine non è male come macchina. Andiamo a vedere, voglio mettere la marmitta, però no, quella è troppo da marra, questa qua ne mettiamo una marmittina un po' più decente e niente, poi andiamo avanti ragazzi. Comunque con tutte le modifiche di serie che si fanno a un'auto, come vedete è un po' strana con macchina, però alla fine fa la sua porca figura, diciamo, no? Poi ci mettiamo anche questo bel simbolo della crew che dopo andremo a vedere, che continuo a mettermelo ogni volta che faccio una piccola modifica, perché comunque già c'era prima, ho comprato la macchina e ho provato come stava il simbolo e quindi automaticamente me l'ha lasciato. Comunque niente l'è fatto. Poi alla fine andremo a vedere anche questo mega Stewie Griffin, che è la passione mia, della serie Il broccolo deve morire, ragazzi. E niente, adesso andiamo a scegliere il colore, andiamo a scegliere un colore che si addica a questo scardabagno di macchina, diciamo, no? Chiamiamola così, scardabagno di macchina, oddio, la compri, c'è giochi, c'è va in giretto, se c'è due soldi da buttare, però vabbè, a me, io l'ho comprata così, era giusto per. Poi vabbè, passiamo insomma al colore, come cazzo l'ho detto, famola del coloretto gagliardo e vediamo. Allora io intanto metto l'opaco, mi ero sbagliato, stavo a fare glitch che metti i perluscenti sull'opachi, ma mi ho scordato un passaggio, insomma. Allora mettiamo l'opaco e che ne so, ci mettiamo un bel blu, così perluscente, blu perluscente sul nero opaco, e poi che ne so, mettiamo un bianco ghiaccio, boh, mo vediamo, aspetta, mettiamo un bel bianco ghiaccio che magari risalta di più, così almeno si vede pure bene il marchio, l'emblema della crew, insomma. E raga, ve lo spiegherei pure come si mettono questi emblemi, però no, se io poi vi spiego lo sai che dopo si diffonde troppo la cosa. No, sto scherzando, questo è un emblema che ho messo un sacco di tempo fa e è rimasto, e quindi niente. Poi andiamo a vedere il resto dell'auto, mettiamo tutto, diciamo, al massimo, tutto quello che vogliamo lo mettiamo al massimo, e giustamente ci mettiamo un bel cerchio, no? che riprenda comunque con la categoria delle auto. Io vabbè, ci ho messo un muscle e lo mettiamo azzurro come l'auto. Adesso andiamo a mettere il fumo, tutte le cazzate varie, mettemi i finestrini, insomma tutto quello che volevo mettere, e poi uscimo a vedere sto splendore di auto, ragazzi. Ma guardate, quest'auto è bella, ma solo per una cosa, solo per il marchio della crew che sta sull'auto. No, non è vero, è bella pure, che gagliarda pure la macchina, però so gusti, no? Cioè, a chi piace, a chi non piace, però eccolo qui, Stewie Griffin con la fascia da maniaco. E niente, mo ci facciamo il solito giro, la solita acrobazietta, niente di che, raga, è una macchina come tante altre, bisogna avere dei gusti un po' particolari per comprarsela. Core, devo dire che core, certo non è che è un azzentorno, raga, però va,
se fai i cazzi tu, insomma, mo famo il sartino. Se famo sto sartino e te pare che non piavo qualcosa, ogni volta, ogni sacra volta, o trovo una macchina, o trovo un pedone, o vado a sbattere da qualche altra parte. Comunque vabbè, dai, fa niente, tanto la macchina quella fine deve fare, no? Deve andare alla distruzione, non è che uno se fa una partita di GTA e pretende di lasciare la macchina intatta, insomma. Vabbè raga, oggi mandavate a commentarlo così sto video, un po' alla cazzo de cane, un po' alla come me veniva. Questa è la auto, si chiama Bulkar Warrener, è un'auto delle berline, una classicotta, insomma, un'auto così, se la volete comprare, eccola qui quando è finita come rimane. Per questo video è tutto, un saluto da Maxi e al prossimo video.